fantastica. Ma un attimino, cioè qua mi sono perso, ma che sta succedendo? C'è qualcuno che... Ma lei che cosa ci fa, scusi, qua? Sto facendo degli esperimenti. Ma quali esperimenti? Benedetta Rossi! Ciao, Vincenzo. Grazie, ciao, Benedetta. Accomodati qua. Ciao, ragazzi. Guarda, è bello. Che meraviglia. Il viso di Benedetta, io l'ho conosciuta, Benedetta è un'amica, ci conosciamo da un po' di tempo, una persona straordinaria, grazie per essere qui nel garage della fisica dell'amore innanzitutto. Grazie prima a te, grazie a questi bellissimi ragazzi. Grazie. Quanta gente hai catturato con il tuo modo di fare ricette, cucinare, essere semplice, eccetera, eccetera, però dietro di te c'è la Benedetta studentessa, chi era? Ero una studentessa diligente, molto diligente. Non sono mai stata la prima della classe perché non ho mai ambito proprio a... Cioè, non ero nemmeno molto competitiva con i miei compagni, non mi piacevano. E quindi, però ero sempre brava, studiavo, non ho fatto mai buca a scuola. Ero molto responsabile. Ok, quindi tu seguivi una linea pulita, eccetera. Senti, ti piacevano... dico una cosa giusta, mi pare che ce lo siamo detti una volta, sì, un po' di tempo fa, che ti piacevano le materie classiche, ti piacevano le materie scientifiche e naturalmente ti piaceva la fisica. scusa. Allora, ho fatto il liceo classico, quindi come hai detto giustamente tu, tutte le materie umanistiche. Poi sono arrivata a 18 anni, finito il classico, io non sono stata una ragazza che avevo le idee chiare di quello che volevo diventare nella vita, che ne so, fare il dottore piuttosto che l'avvocato. E quindi mi sono trovata così, che faccio? Però sapevo anche che c'avevo questa vocazione verso la natura, mi piaceva scoprire cose nuove. Sono cresciuta in campagna, quindi tutto quello che è natura proprio mi catturava. È stato sempre presente nella tua vita. Esatto. Tutto... E quindi ho provato a fare questa... Senti, tu mi raccontassi una volta una cosa di fisica, mi ricordo, ma un esame di fisica che dovevi fare. Perché la prima volta che mi ha detto, ci siamo conosciuti, Vincenzo, ti volevo dire una cosa sull'esame di fisica che ho fatto. Sì, è stato il primo esame che ho fatto a biologia. Avevo studiato tantissimo e poi per una serie di motivi sono stata l'ultima ad andare di fronte al professore e ho fatto scena muta. Proprio sono andata nel panico e non sono riuscita a dire una parola. Nemmeno mi ricordavo più come mi chiamavo. Il professore è rimasto serio, mi ha detto, come si dice, no? Torni la prossima volta. Io sono scoppiata in lacrime e sono uscita. Però io sono una tipa caparbia, nel senso, quando mi metto in testa una cosa, c'ero rimasta male, avevo capito che era una questione di emotività, perché... Certo, certo. E quindi ho riprovato subito. Hai bissato, sei tornata, sono lì tornata, hai fatto l'esame. Ho fatto l'esame e ho preso 28. Che bello. E il professore che, insomma... Evidentemente il 28 diceva anche che eri preparata, che la conoscevi, sì, la materia. Sì, senti, però tu, una cosa, dimmi. Me quell'esame di fisica è stato molto significativo per un punto di vista, nel senso che il professore, nonostante aveva tantissimi studenti, si era ricordato questo fatto che io, insomma, mi ero messa a piangere, ero scappata via, e una volta finita l'esame è uscito e mi ha detto, Rossi, mi ricordo perché mi ha chiamato, ricordati sempre che il genio non è una persona più intelligente di un'altra, è una persona più curiosa di un'altra. E questo è stato sempre... Questa mettila, Flavia, hashtag la fisica dell'amore, bellissimo, bellissimo. E questa, ho capito che aveva perfettamente ragione, quindi la mia vita è sempre stata spinta da questo concetto, dalla curiosità. Scusa, ma mi viene spontanea la domanda, cioè tu cosa sognavi di fare da grande? Perché sappiamo cosa fai, chiaramente, ma sognavi di fare quello? No, assolutamente. Quindi non sognavi di diventare una youtuber? No. Che è quello, Benedetta Rossi. È una youtuber, cioè tutte... Sarei una grande youtuber. Niente. No, niente, io non che sognavi di fare non c'era la ancora YouTube. E quando, Che sognavi? Non lo sapevo nemmeno io, nel senso che io mi butto nelle cose un po' così, ecco. Dal classico ho preso una facoltà scientifica, un po' come fare un salto nel vuoto, no? E quindi, però dopo io sono una molto che, va bene, devo fare questa cosa, la devo fare bene. Quindi gli studi classici mi hanno dato l'impronta proprio di... Del metodo, dello bravissimo studio. E quindi, vabbè, ho fatto questa facoltà. Poi a un certo punto la mia famiglia ha aperto un agriturismo
E quindi mi sono trovata a lavorare nell'agriturismo di famiglia e questa cosa mi piaceva tantissimo e non sapevo che mi piaceva una cosa del genere. Quindi la mia vita è stata di scoperte di cose che mi piacevano fare. Non avevo mai una vocazione, e quando una vocazione vera e propria, e quando iniziavo a fare qualcosa, però questa cosa della curiosità, questa voglia di farla bene, mi portava a raggiungere dei buoni risultati. E poi com'è stato? Questo, Benedetta, è molto interessante, è molto importante, perché dato che parliamo di inizi stasera, e lo stiamo dicendo, inizi ce ne sono tanti, uno non è che deve essere per forza convinto di quello che vuole fare nella vita. Io sono molto contento di sentire gente che dice sì, io voglio fare il professore, la sapevo sta cosa qua, ma non tutti devono avere le idee così chiare. L'importante però è iniziare delle esperienze, buttarsi, lavorare, essere curiosi, quello che dicevi tu. Poi non sai la vita dove ti porta. La differenza è soltanto una: la persona più preparata rispetto a quella meno preparata, se inizia e si butta, ha più chance. Questa è la vita.